Le donne che si occupano di scienze e che quindi si iscrivono a facoltà scientifiche sono ancora troppo poche e spesso questo succede perché è la famiglia o il mondo della scuola a scoraggiarle. Per questo, nella Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, anche a Taranto è stata organizzata un'iniziativa proprio per sensibilizzare le nuove generazioni su questo tema, in modo da invertire la rotta e aprire alle giovani studentesse tutto il ventaglio di opzioni possibili nel mondo dell'università. Per quanto mi riguarda, ritengo che sostanzialmente le ragazze, le donne, abbiano tutte le carte in regola per poter affrontare gli studi a livello scientifico. Ritengo che a livello di tenacia, soprattutto noi donne, abbiamo sicuramente un'attitudine, una propensione particolare, perché è la stessa società che ci induce comunque a dover affrontare delle sfide per poter conciliare la nostra attività lavorativa con l'attività familiare, con i ruoli che ovviamente abbiamo in quanto mamme e in quanto donne. È stato l'Istituto Pacinotti, da tempo impegnato nel sostenere le ragazze nella scelta delle materie STEM, a ospitare l'iniziativa. Riscontriamo che l'iscrizione a questo genere di percorsi è inferiore a quelle del settore linguistico-umanistico e pertanto l'intera nazione rinuncia così ad una intelligenza che potrebbe essere spesa proficuamente in considerazione di quelle che sono le direttive per lo sviluppo economico del nostro Paese.